benvenuti in un nuovo video. E da come avrete capito dal mio sfondo, sì, quest'oggi vi faccio vedere la mia libreria. Eccola qui, in tutto il suo magnifico splendore, il suo magnifico disordine per tutte le cianfrusaglie che ho sugli scaffali, ma vabbè. Quindi io direi di iniziare subito, anche perché il cavalletto è in equilibrio precario, quindi iniziamo. Allora, eccoci qui, come primo libro, ed è quello di Lauren Kate, Teardrop. Quest'altro penso sconosciuto, che si chiama Sirene, dove sì, io ho vari libri un po' sconosciuti così. Dream e The Selection, che io diciamo non ho finito di leggerlo, ma non mi è piaciuto, quindi penso che non lo riprenderò mai. Questo che non ho mai letto perché è il terzo, ed è praticamente la saga di Ewilan, Selina Penaluna di Jane Page. Se l'avete letto e vi è piaciuto, fatemelo sapere, perché io l'ho trovato adorabile. Il bacio della sirena, mediamente carino. E dopodiché qui ho praticamente la saga di Evelyn Pike, Wings, Spells, Illusions, e mi manca l'ultimo che non ricordo come si chiama, Winter di Asia Greenhorn. E qui invece ho tutta la saga di Fairy Oak, che è una saga che ho letto quando ero piccina. Mi è piaciuta tantissimo perché è veramente bellissima. O Winter Girls, che è triste, carino, tragico, insomma, parla di una ragazza che soffre di anoressia, quindi viva la gioia e la felicità. Dopodiché ho il primo numero di Nina, la bambina della sesta luna. Ho tutta la saga, ma è un po' sparsa in giro. Quindi questo è il mio primo scaffale, quindi direi che possiamo passare oltre. Qui ho praticamente sì tutti gli Harry Potter, perché insomma sono immancabili, anche se il primo e il quarto sono bruttissimi, perché io amo metterli tutti insomma uguali, ma non c'erano gli altri, quindi ci accontentiamo. Dopodiché qui c'è la saga di Hunger Games di Susan Collins, e qui arriva il mio lato preferito, gente, perché qui non solo ho, vabbè, lo stilo dei Shadowhunters, sì, perché per chi non l'avesse capito, questo è il lato Shadowhunters, perché dietro questo fantastico codice c'è anche la sedicesima luna, per chi non l'avesse visto, ci sono tutti i Shadowhunters, comprese le origini. Qui invece ho City of Bones, Ashes e Glass, e qui su City of Evelyn Fire, perché ve l'ho detto che stavo facendo la collezione, perché questo non ho potuto aspettare davvero, perché è bellissimo. E poi Magisterium, che vi ho fatto vedere in My Mailbox. Questo è il secondo scaffale. Passiamo al terzo. Lo scaffale dei libri random, perché qui ho la 17esima luna, che in realtà dovrebbe stare su. Ho ahimè 50 sfumature di grigio, che vedete sono arrivata quasi fino alla fine, ma senza offendere nessuno, qui non voglio offendere nessuno, ma per me è un libro orrendo, osceno, scritto malissimo. E andiamo avanti. Ho Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, che devo leggere, infatti sarà il prossimo che leggerò, anche se la versione è da 5 euro, bruttissima per quanto mi riguarda, sto bollino qui osceno, infatti devo prendere gli altri, non così. Qui invece di Janet Winterson, gli dei di pietra, che mi è piaciuto tantissimo. Le emozioni difettose, sempre di Wes Anderson, e ovviamente qui accanto c'è la trilogia del Signore degli Anelli di Tolkien. Qui abbiamo Cose messe random, Un libro d'amore, Alessandro Baricco, Seta, Il castello errante di Howl, bellissimo, Il dono delle furie, Il mio inverno a Zerolandia, veramente carino. Eragon, ho letto solo il primo, ma non mi è piaciuto tantissimo, quindi ho deciso di non continuare la saga. E qui ho libri che non ho mai letto, tranne questo qui, Frammenti di un discorso amoroso, e che forse non leggerò mai. Passiamo quindi al quarto scaffale. Ghost Girl, l'ho letto davvero quando ero piccolissima. Anne Rice, intervista col vampiro, bellissimo. E qui c'è praticamente tutta la saga di Geno, di Moni Witcher, e il resto di Nina. Dopodiché viene la saga di Twilight di Stephanie Meyer,
Che sì, ce l'ho, e devo essere sincera, io non amo i film, ma i libri sono comunque piacevoli, abbastanza piacevoli, almeno quando avevo 14 anni. Quindi questa è tutta la saga, il primo, il secondo, il terzo e il quarto. Dopodiché ho l'ospite, sempre di Stefani, che è meraviglioso, cioè davvero rispetto magari a Twilight, è bellissimo. The Woman in Black di Susan Hill. O poi ho The Money Witcher Morga e la Maga del Vento, ma non mi è piaciuto tantissimo. Il Castello in Aria e poi Libri a caso, che sono tipo La ragazza venuta dal mare, Susanne il soldato, bellissimo, me lo ricordo quando ero piccolina, l'ho letto Cent'anni di solitudine, e Il diario del vampiro che non mi è piaciuto. Quindi questo è stato tutto il primo, la prima parte di libreria. Allora, qui ho i tre libri illustrati di Paolo Barbieri. Questo qui è Favole degli Dèi, bellissimo perché lui sa disegnare in modo magnifico. E questi sono Creature del mondo emerso e Le guerre del mondo emerso di Lucia Troisi, sempre rappresentate da Paolo Barbieri. Dopodiché qui ho, vabbè, Cronache del mondo emerso, Le storie perdute. Qua è praticamente tutta, quasi tutto Licia Troisi, perché Licia Troisi è la mia scrittrice italiana preferita in assoluto. Infatti qui abbiamo I regni di Nashira, l'action figure di Kairi di Kingdom Hearts, grazie. E, Le leggende del mondo emerso, primo, secondo e terzo. All'improvviso Terry Brooks è la principessa di Landover, così uscita a random. La saga di Licia Troisi della ragazza drago che non mi è piaciuta tantissimo, devo essere sincera. E qui ovviamente vengono le cronache, le guerre del mondo emerso, qui I dannati di Malva e La guerra degli elfi di Herbie Brennan che è simpaticissimo, l'ho trovato bellissimo. E qui c'è la mia Elsa, qui su roba random. E invece di qua abbiamo praticamente tutti i vari fumetti. Witchblade, I Guardiani della Galassia, Thor e roba simile. E poi vabbè, c'è Elsa e Belle e c'è anche il piccolo intruso Sora. E qui c'è l'alberello di Natale della mia cameretta. Quindi, qui abbiamo le guide dei videogame, quindi Kingdom Hearts, Guild Wars, Final Fantasy 13 e 13-2 e almeno no. Un sacco di guide che vorrei. Qui altre action figures. Io da piccola. E qui invece ho qualcosina sempre a random. The Fault in Our Stars di John Green. Che devo ancora leggere, sì, cavolo. John Green cercando Alaska e l'ho anche recensito, quindi vi metto tutto nell'info box. Resta anche Domani di Gail Forman, anche questo ho fatto la recensione. E dopodiché ho Victor Hugo Notre Dame de Paris, che devo leggere. Noi siamo infinito. Lì invece ci sono i manga, quindi però diciamo che farò forse un video a parte su quelli perché davvero ne sono tanti, tanti, tanti. Io spero che il video vi sia piaciuto. Io ne approfitto. Vi auguro un buon anno, un felice anno, un fantastico capodanno, inizio dell'anno. Fate un veglione fantastico. Mi si sta andando in cancrena il braccio, quindi vi saluto prima che me lo debbano amputare. Ricordatevi di iscrivervi al canale, di mettere mi piace se vi è piaciuto il video e di commentare se vi è piaciuto qualcosa oppure vi ha fatto schifo la mia libreria, perché è possibile. Quindi io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao! The Woman in Black. The Woman in Black di Susan. Mannaggia, non lo riesco a dire. Ricordatevi. Aia il braccio.